Siamo con l'amministratore unico dell'ASE, geometra Francesco Barbone. Il 1 ottobre, lei fa un anno dall'insediamento qui nella qualità di amministratore unico. Quali sono le positività che sono state attuate sino dopo un anno e quali sono le criticità che devono essere ancora risolte? Diciamo che per quanto riguarda le positività è stato fatto un bel po' di cammino, a iniziare dalla programmazione che abbiamo dato con l'utilizzo delle spazzatrici, quindi praticamente abbiamo messo a regime delle strade su cui avete potuto notare i segnali di alternanza per quanto riguarda le giornate in cui vengono sottoposte a pulizia delle spazzatrici. E una riorganizzazione di tutti i servizi che abbiamo dato e anche un'oculatezza rispetto a quello che abbiamo fatto fino adesso. È chiaro che non si finisce mai di migliorare e noi su questo siamo fortemente presenti tutti i giorni per cercare di dare al cittadino la possibilità migliore per ottenere e avere un decoro cittadino, una pulizia migliore possibile. Naturalmente su questo ci sarebbe un po' da dire abbastanza per quanto riguarda invece l'attenzione che i cittadini dovrebbero mostrare per la propria città, che noi purtroppo non abbiamo avuto ancora modo di verificare se non da situazioni, diciamo, di associazioni che si sono dedicate a questo e che a un certo punto meritano tutta la nostra attenzione, tutto il rispetto dei nostri concittadini, perché sono esempi che dovrebbero un po', non dico fare tutti gli altri, ma almeno non creare condizioni di degrado della nostra città, perché buttare una carta per terra invece di metterla nel cestino o lanciare questi sacchetti in una maniera così senza controllo e senza avere un rispetto di nessuno, non è diciamo, un'azione che mira ad avere la propria città pulita, che chiunque venga in questa città possa dire che Manfredonia, oltre ad essere bella, è anche pulita e decorosa. Ecco, parliamo del verde pubblico. In tanti si lamentano che è in completo stato d'abbandono oramai da anni, erbacce, che si diffondono ovunque, al ciglio delle strade, gli alberi in stato di abbandono. Ma la manutenzione chi la deve curare? L'ASE o l'amministrazione comunale? Allora, in questo i cittadini hanno pienamente ragione. Purtroppo c'è stato un momento in cui alcuni addetti alla pulizia del verde sulle aiuole degli alberi dei marciapiedi praticamente sono venuti un po' meno per una serie di inconvenienti di carattere anche economico. Per quanto ci riguarda, noi la nostra azione, e anche ultimamente l'abbiamo messa a regime in questi giorni, in queste settimane, sono state quelle di provvedere con un acquisto anche ex novo di dei cespugliatori, e quindi stiamo facendo un po' a tappeto partendo dal centro storico di Manfredonia e a raggiera spostarci verso la periferia, perché purtroppo è un decoro che se non viene diciamo affrontato con la dovuta maniera praticamente non dà un senso di pulizia alla città. I giardini, che naturalmente volevano essere e vogliono essere ancora sfalciati e discorrendo, su quelli là purtroppo è il comune alla la sua responsabilità e deve intervenire con i propri addetti, che spero che si siano ripresi questi lavori, quindi praticamente nel giro di qualche settimana dovrebbe essere andare tutto a compimento. Ecco, vi sono le critiche sul concetto di estremizzazione della differenziata, poiché tutto deve essere riposto nei mastelli o nei mastelli giganti. Però c'è gente che non sa dove riporre i piccoli rifiuti. Mancano in effetti tanti cestini per la città. Cosa si può fare a proposito? Allora, i cestini per la città, anche questo purtroppo è una situazione che il Comune, l'Ufficio di Manutenzione dovrebbe provvedere in qualche modo. Ma al di là di questo, i cestini non sono per raccogliere i sacchetti dell'immondizia, ma i cestini sono per raccogliere le carte che uno decorosamente non dovrebbe gettare per terra, pacchetti di sigarette, coni gelato e via discorrendo. Ma se un cestino che serve a questo, dovrebbe raccogliere poi un sacchetto di immondizie della propria abitazione. È chiaro che non stiamo parlando delle stesse cose, per cui l'attenzione dei cittadini è sempre la stessa. È inutile andare a mettere in un
cestino, un sacchetto di immondizia, perché praticamente lo ha reso inutile. Quindi questo, su questo dobbiamo stare, dobbiamo essere un po' qua, attenti noi e attenti anche se vediamo qualcuno che svolge un'azione di questo genere, dobbiamo avere anche il senso civico di poterlo richiamare, perché non è quello il modo di potersi porre per il rispetto degli altri, perché nel momento in cui mi hai messo un sacchetto di immondizia in un cestino, mi hai occluso la possibilità a tutti gli altri di poterlo utilizzare per quello che è il giusto utilizzarlo. Questo è purtroppo una situazione che andrebbe un po' sensibilizzata i cittadini tutti, e spero che con una campagna che stiamo promuovendo nelle prossime settimane possiamo uscire fuori con qualcosa che possa far capire a tutti di avere un comportamento, di dover adottare un comportamento più consono alla propria esistenza e quindi alla civiltà che dovremo dimostrare ognuno nei confronti dell'altro. Ecco, la raccolta differenziata potrebbe certamente migliorare solo se si istituissero anche delle zone di conferimento, le cosiddette isole ecologiche. Ci avete pensato? Allora, le isole ecologiche noi attualmente ne abbiamo una in funzione, anche se a tracollo perché è super lavoro, e ce n'è un'altra nella zona di Monticchio che è pronta all'apertura. Mancano qualche piccola cosa ancora che con il comune stiamo cercando di superare, e appena fatto questo discorso qua anche quella sarà messa in apertura, e quindi praticamente dovrebbero in qualche modo almeno diminuire le pressioni su questo centro di raccolta che abbiamo attualmente, e quindi dividere e poter avere un servizio migliore che possiamo dedicare ai cittadini. Ecco, altra domanda. A 3 anni dall'introduzione della differenziata si diceva all'epoca che i cittadini avrebbero comunque avuto dei benefici, ad esempio la diminuzione del costo delle tariffe, invece le tariffe sono rimaste sempre piantate lì, non sono cambiate. In alcune isole ecologiche, parlo di un ventennio fa, a Misano vi era la possibilità per i cittadini di conferire plastica o vetro e avevano dei bonus sulla tassa dei rifiuti. Lei pensa che sia proponibile a Manfredonia una soluzione di questo tipo? Allora, quando si parte con una raccolta differenziata porta a porta spinte come abbiamo fatto noi, questa è in genere un modo per esercitare il cittadino a una raccolta differenziata. Dovrebbe trovare nel giro di 4, 5, 6, non più di 10 anni, una specie di assestamento, per cui il cittadino, una volta che è arrivato nell'ordine di idee e di conoscenze di come viene fatta la raccolta differenziata, la stessa dovrebbe essere cambiata in un'altra maniera, non più così come. Però purtroppo i cittadini evidentemente, invece di procedere verso il miglioramento di tutto questo, evidentemente sta in fase di regressione, non lo so perché, ma è così. E sono di queste ore l'assunzione di una notizia che per cui nell'umido che noi facciamo c'è un 25% in più di frazione estranea. Questo significa comporta due o tre diverse costi per l'azienda e quindi per i cittadini. La prima è che viene a essere elevato maggiormente il costo dello smaltimento, primo. Poi tutta questa zona, questo 25% in più, normalmente è un 25% che dovrebbe andare nella raccolta differenziata. Per cui la raccolta differenziata, per le quali quantità noi dovremmo avere un ritorno indietro, invece non abbiamo. Quindi quel 25% in più ci viene pagato e lo paghiamo 2-3 volte. Allora, i costi di smaltimento, purtroppo, che è quello che ci stanno un po' bloccando e stanno un po' facendo pagare ai cittadini di più, perché non è il servizio che ha se svolge che incide, perché il servizio che si svolge quest'anno rispetto agli anni precedenti è ancora diminuito quasi di 400-500 mila euro all'anno, quindi praticamente il servizio come lo affrontiamo e lo organizziamo meglio, quindi i costi diminuiscono. Però purtroppo sono i costi di smaltimento, il portare questi rifiuti in discarica, che ci costa tantissimo. Ed è un servizio che non gestiamo noi, ma lo gestisce l'Ager, che è un'agenzia
regionale che fa tutto loro, quindi loro ci dicono dove dobbiamo andare a conferire, dove li dobbiamo andare a portare. È chiaro che questi costi qua non siamo solamente il Comune di Manfredonia ad avere questi costi alti, sono tutti i comuni, specialmente del sud, perché non avendo grandi e grossi discariche, per cui sono costi che sono elevati e che quindi vanno a incidere. Quindi questa è la verità. Il cittadino, per poter avere e sperare di pagare un po' meno, deve fare con oculatezza la raccolta differenziata. Non si può fare la raccolta differenziata per dire io l'ho fatta così. Non è così, perché così significa farci pagare maggiormente più soldi, perché se si fa male, noi paghiamo i supplementi e i supplementi costano tantissimo. Questo è il problema che dobbiamo far capire ai cittadini. Noi possiamo fare tutto quello che vogliamo. Il servizio nostro è in diminuzione, l'ASE costa molto di meno rispetto agli anni precedenti, ma se questo non ci viene da parte dei cittadini aiutati, non veniamo aiutati nella raccolta differenziata fatta a dovere, noi non ne usciamo. Andremo sempre a pagare di più, perché lo smaltimento ha i suoi costi e sono elevati. Benissimo, per concludere è nata un'associazione importante, Siponto Pulita, 5 appuntamenti di pulizia, è stato ridato decoro alla località di Siponto, questo ovviamente con una buona sinergia con l'ASE. Avete appreso di buon grado questa iniziativa. Ma non solo di buon grado, ma ci auguriamo che voi possiate farlo in maniera costante, continuativa e che foste esempio di tanti altri, perché quello che a noi ci farebbe piacere, che l'esempio che voi date con i ragazzi e i giovani che voi avete al seguito, devono essere un po' esempio a tanti altri giovani che forse non hanno ancora il concetto bene del senso civico. Questo non solo va portato avanti con forza, va alimentato e ci dovrebbero essere momenti in cui voi possiate in qualche modo far vedere quello che fate anche in pubblici comizi e io vi invito perché il 12 e il 13 colgo l'occasione per dire c'è l'evento del Palio Storico di Manfredonia, quello delle Contrade delle Torri, che quest'anno abbiamo voluto dare anche un taglio ambientale, per cui c'è il giorno 13, domenica, un dibattito sull'ambiente con la presenza di ASE, perché ASE in questo discorso qui è entrata di forza e di prepotenza con il patrocinio gratuito, proprio per richiamare e sensibilizzare tutta la cittadina di Manfredonia, cioè di Manfredonia e i turisti, i vari turisti che ci sono, a una attenzione maggiore noi dobbiamo amare la nostra città, la dobbiamo amare in tutti i sensi, non solo per dire o a chiacchiere come si dice normalmente. Amiamo la città di Manfredonia, amiamo per quello che deve essere fatto. In casa nostra noi non ci possiamo permettere di prendere e di buttare tutte le carte per terra. La città è casa nostra e la dobbiamo rispettare per tale. Per cui vi invito tutti quanti, e voi, le vostre associazioni, la vostra e anche tutte quelle altre che riusciremo ad avvicinare, ad essere presenti in quei giorni, perché vorrei presentare voi come il vero esempio di una città che sa guardare al futuro e che vuole migliorare il suo modo di essere e di vivere. Grazie. Benissimo, noi ringraziamo ovviamente l'amministratore unico dell'ASE, il geometra Francesco Barbone, ed Antonio Castrotta e Manfredonia TV, è tutto.